Caso clinico, un paziente di 55 anni affetto da stenosi dell'uretra bulbare post infiammazioni recidivanti, ha effettuato dal punto di vista diagnostico una RX uretrocistografia, un'ecografia prostatica transrettale ed un'urofluximetria che hanno evidenziato chiaramente un mitto ipovalido con un residuo post-infezionale importante che è la causa di queste infezioni recidivanti importanti. Cingeremo a fare un intervento di uretroplastica con graft di mucosa buccale innestato ventralmente. La mucosa buccale sarà prelevata dalla guancia. Quanto riguarda l'assistenza post-operatoria, in genere il paziente rimane in clinica in osservazione 2-3 giorni di ricovero, viene dimesso con catetere vescicale a permanenza, in genere un catetere di silicone fenestrato portato per 10-20 giorni, e non sono necessarie medicazioni particolari. La normale ripresa attività lavorativa in genere può essere effettuata dopo 2-3 giorni e chiaramente il paziente avrà il catetere drenato non in busta ma eventualmente con un tappo da nascondere nello slip. Rispettando le norme della community, a scopo didattico scientifico vi rimando comunque al mio sito personale www.patriziovicini.it, in cui vi sarà una sezione specifica di video YouTube di video chirurgici, quindi di andrologia, urologia, chirurgia plastica ed estetica genitale, in cui l'accesso ai minori sarà limitato.